balla è un tamburo. E all'interno ci stanno tutte le cose più buone del mondo. Il Giro d'Italia con Sapori Italy. Ogni giovedì una regione diversa nel menù di Sapori Italy per scoprire le ricette della cucina italiana. Un viaggio alla riscoperta delle antiche tradizioni culinarie. Sono state liberate dai carabinieri del NIPAF, del gruppo forestale di Avellino, le due volpi, un esemplare maschio ed una femmina, rinvenuti lo scorso 22 marzo a Solofra, rinchiuse in condizioni disumane con altri 61 animali in uno stabile agricolo su un fondo privato. Cinghiali e diversi volatili protetti, quali ghiandaie, colombi e cornacchie, verzellini, gazze, quaglie, fagiani ed altre specie tutelate, erano stipati in assenza delle condizioni minime di benessere per gli animali e in spazi vitali non idonei, così da far configurare una detenzione illecita in stato di cattività. Gli animali, di cui alcuni appartenenti a specie protette, risultavano anche privi di anelli o microchip identificativi. Dopo il sequestro del lager di Solofra, gli animali sono stati affidati al Centro Recupero Animali Selvatici di Napoli per la riabilitazione e la reimmissione in natura, ad eccezione di 6 cani trasportati presso il canile convenzionato del comune di Solofra. I veterinari del centro, dopo averli curati e constatato che i 2 esemplari di volpe erano quindi pronti e in grado di riadattarsi nuovamente alla vita libera, hanno così provveduto a vaccinarli e microchipparli per la successiva reintroduzione nell'habitat naturale. Presenti alla remissione in natura assieme ai carabinieri del NIPAF di Avellino, anche i carabinieri di Solofra e i medici veterinari dell'ASLA di Salerno. Per i 5 comproprietari del fondo scattò all'epoca la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, responsabili dei reati di maltrattamento di animali, furto finalizzato alla detenzione di animali selvatici, detenzione illecita di animali selvatici e pericolosi, nonché realizzazione di opere abusive e gestione illecita di rifiuti.